Santa Marcucci, Comitato Scuole Sicure. Una serie di incontri in questo periodo alla luce dei nuovi eventi sismici che in effetti preoccupano la cittadinanza. Quali le proposte e soprattutto le decisioni prese dal Comitato? Per ora le decisioni prese dal Comitato sono quelle comunicate, di aspettare anche la risposta del Prefetto, che speriamo non tardi ad arrivare, e poi eventualmente valutare un percorso giudiziario che speriamo tutti che non sia necessario, diciamo. Speriamo di aprire un dialogo più proficuo con il Comune e con la Provincia, perché pensiamo che i genitori abbiano diritto a una scuola sicura, i ragazzi abbiano diritto a una scuola sicura e i genitori a stare tranquilli, anche alla luce delle ultime dichiarazioni dell'assessore Toma, che ha risvegliato, se mai si fossero sopite, ulteriori preoccupazioni. Siete riusciti ad acquisire la documentazione richiesta alla Provincia e comunque entrare in possesso di tutta quella serie di atti da poi consegnare al Prefetto? Allora, per quanto riguarda la Provincia, abbiamo acquisito tutta la documentazione che ci hanno consegnato, che riteniamo sia parziale, però riteniamo che non ce ne sia altra da ottenere, da chiedere e ottenere. L'abbiamo portata al Prefetto con una nostra relazione tecnica e riepilogando tutto il percorso del Comitato. Il Prefetto ci ha ascoltato, è stato molto attento anche perché conosceva la materia e ha infatti convocato il Presidente della Provincia e il Sindaco, oltre agli altri organi che girano intorno alla scuola. Nei documenti di cui avete preso visione, quali le scuole che si ritengano essere sicure e quali quelle in dubbio? Non ci riferiamo tanto a quelle su cui vengono effettuati i lavori, quelle poi realmente a rischio. A rischio non si può dire che sia a rischio, nel senso che sono tutte scuole che in caso di, se non c'è terremoto, sono tutte sicure, diciamo. E nel caso del terremoto ci sono dei dubbi forti, in particolare su Ragioneria e sul Manuppella, che però vogliamo verificare, ma anche con la Provincia, che non ci risponde e non vuole incontrarci e che invece non può non incontrarci, è il nostro interlocutore principale. In effetti questo volevo chiederle, l'atteggiamento del Sindaco e del Sindaco di Senia, del Presidente della Provincia, qual è e quali le azioni qualora non foste ricevuti? Per quanto riguarda il Sindaco, abbiamo sempre parlato in modo molto cordiale e molto proficuo. Di fatto però abbiamo preso atto del fatto che ha chiesto dei finanziamenti, che ha cercato di migliorare i lavori alla San Leucio, di renderli più veloci. Di fatto però siamo lontani da qualsiasi obiettivo. Però devo dire la verità, con il Sindaco ci si parla, ma anche con l'assessore De Toma quando è stata l'occasione. Per quanto riguarda la Provincia, all'inizio c'è stata una parziale apertura, adesso c'è una totale chiusura, aspettiamo anche di conoscere il delegato alle scuole della Provincia, visto che c'è stata la recente elezione dei nuovi consiglieri, e ritorniamo alla carica. Un'ultima domanda, Sandra, questo è l'aspetto tecnico, dal punto di vista psicologico e da madre, come si sta quando poi in effetti non si ha la certezza di portare i propri figli in scuole sicure? L'aspetto psicologico è stato evidentissimo l'altro giorno, quando la scossa si è appena avvertita, è vero che ce ne sono state tante, ma devo riconoscere che erano state appena avvertite, qui a scuola pare che non le abbiano nemmeno avvertite, però tutta Isernia si è riversata a prendere i figli a scuola. Questo è l'aspetto psicologico, non si può vivere in questa maniera, con quest'ansia così forte, pur riconoscendo che c'è un aspetto forse, dopo riconoscendolo, che è forse esagerato, ma lì per lì non si ragiona. Quando si hanno i figli in scuole che si ritengono poco sicure, è difficile ragionare. E in questo caso le vostre proposte, i doppi turni o scuole in alternativa? Ma io al Sindaco provocatoriamente ho anche chiesto i doppi turni, perché se quella è la soluzione per avere i figli al sicuro, può essere una strada praticabile, anche se so che si andrebbe incontro a un disagio esagerato per tutti quanti. Però se quella è la soluzione immediata, si fa, anche perché riteniamo che a settembre non riusciremo ad andare in nuove strutture nonostante sia stato assicurato. Secondo noi, non solo secondo me, non sarà possibile entrare in nuove strutture a settembre.